convinto che una gara in cui entrambe le squadre hanno bisogno di punti e però ci regaleranno delle sorprese, anche perché un 3-5-2 contro un classico 4-3-3. E lo stiamo vedendo, il 3-5-2 del Monopoli, questo l'11 scelto da Giuseppe Scienza, che manda in campo dal primo minuto Menegatti, Nicoletti, Giosa, Mercadante, Zampataro, Piccinni, Giorno, Paolucci, Guglielmo, Samele e Starita. Sì, il classico 3-5-2, i movimenti delle punte sono sempre funzionali, l'uscita della palla da parte sia della linea difensiva che dall'accompagnamento poi dei tre centrocampisti. Contro un 4-3-3, dicevamo, bisogna vedere poi i duelli a centrocampo, perché sugli esterni comunque il Monopoli con Giuebra a sinistra e Zambattaro a destra tenderà a tenere il campo molto aperto. Cosa farà la casertana di Federico Guidi? Uscirà con Icardi e Izzillo in uscita sugli esterni sui quinti o alzerà i due terzini? Quindi secondo me questa potrebbe essere una chiave tattica molto importante che scopriremo già dopo poco. E questa invece sono gli uomini e l'elenco degli uomini scelti da Federico Guidi per questa sfida: Avella, Azio, Osmanovic, Buschiazzo, Konaté, Setola, Icardi, Santoro, Izzillo, Pacilli, Cuppone e Castaldo. 4-3-3, abbiamo detto, tridente con Castaldo come riferimento centrale, il capitano della Casertana. Casertana che è entrata ora sul terreno di gioco, in precedenza aveva fatto il suo ingresso anche il Monopoli e il Laterna arbitrale con il signor Paride Tremolada di Monza e i suoi assistenti Davide Conti di Seregno, Simone Biffi di Treviglio e il quarto ufficiale Federico Longo di Paola, che è lì vicino alle due panchine dove c'è per noi questa sera Lucio Micheli. Buonasera, Lucio. Buonasera a voi, buonasera alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Serata piuttosto umida qui a Caserta, la temperatura è intorno agli 8 gradi centigradi, non di più. Dobbiamo dire di un ottimo terreno appena costruito, nuovo di gioco, che però è un po' scivoloso. Scivoloso perché naturalmente, complice l'umidità, questa sera si pattina leggermente. Però devo dire di bisogna fare i complimenti alla casertana, perché è davvero un manterboso eccezionale. A voi. Casertana che viene dalla vittoria esterna contro la Cavese, abbiamo detto rendimento in casa pessimo quello della Casertana, una media punti di 0,33, non ha mai vinto in questo avvio di stagione. Inquadrato Beppe Scienza, il tecnico del Monopoli, che invece vuole riscattare la sconfitta subita a Palermo, un Monopoli che in classifica attualmente è tredicesimo con 13 punti, Casertana penultima con 9 punti all'attivo. Direttore di gara che dà un'occhiata ai propri collaboratori, due ex di turno per parte, Azio Osmanovic e Cuppone nella Casertana, Giorno e Starita invece nel Monopoli. Gara partita in questo istante con gli ospiti che cercano il primo affondo, preso in controtempo Guglielmo che aveva già attaccato lo spazio, servizio per lui arretrato, rimessa laterale in favore della casertana. E proprio i tempi di inserimento da parte dei quinti del Monopoli, soprattutto a sinistra Guglielmo deve essere bravo a farsi trovare nella propria metà campo, nell'uscita, nella prima costruzione, e poi immediatamente quando lo sviluppo del gioco è in una zona più centrale, guadagnare campo, cercare di arrivare alla tre quarti. Non ci si muove da quella zona del campo, il pallone giocato dalla casertana è uscito praticamente nella stessa zona in cui il servizio per Guglielmo non era stato efficace per il Monopoli, che ora si deve difendere. Un po' avventato il retropassaggio di Giosa, è dovuto uscire con i piedi rischiando qualcosa su Castaldo Menegatti. Monopoli che non è riuscita però a sfruttare il pallone lungo, si riprende con un calcio di punizione battuto dalla casertana, che prova a salire con la manovra e la circolazione di palla, che in questo avvio per la verità è un po' lenta da parte dei padroni di casa, che poi sbagliano la verticalizzazione, il tentativo di ripartenza degli ospiti che arrivano in area di rigore, il pallone sul dischetto, la conclusione murata dai difensori della casertana, prima chance per il Monopoli.
Ed è nata proprio da un'incursione sulla sinistra da parte di Guiebre, lo dicevamo, i tempi di inserimento dei quinti, tante volte la mezzala opposta alla mezzala avversaria non riesce in chiusura a scalare lateralmente, e quindi lì che il Monopoli dovrà provare a fare la partita. Intanto ci sono proteste in campo per un intervento forse con il braccio da parte di Konaté, non ravvisato dal signor Tremulada, e questa è l'azione precedente che ci viene riproposta dal nostro regista Roberto Gambuti. Aveva scelto bene i tempi dell'uscita Avella, che però poi non è riuscito a trattenere il pallone, ha creato pericoli per i propri compagni, perché il pallone respinto centralmente era arrivato sui piedi di Samele, che è stato fermato dai difensori della Casertana. Questa volta vede l'intervento irregolare il signor Tremulada, ferma il gioco, comanda un calcio di punizione in favore del Monopoli. Prime reazioni da parte delle due panchine, soprattutto quella del Monopoli. Lucio, intanto seguiamo questa azione sventata dalla Casertana, te Lucio. Sì, intanto subito molto attivo Scienza, poco fa sì, proteste da parte della panchina del Monopoli, ma devo dire che invece è partito molto bene anche Federico Guidi dall'altra parte, perché sta spronando la squadra, una squadra che è chiamata non subire subito l'avvio del Monopoli, come è sembrato nel corso dei primi minuti, e questo non piace al tecnico della Casertana, che chiede più attenzione ai suoi e naturalmente di non subire, almeno nelle prime fasi, subito così forte il Monopoli. Italo-argentino Buschiazzo ha gestito il pallone, riceve ancora da Santoro, smista per Konaté, che attende il movimento dei compagni, viene attaccato, costretto al retropassaggio verso Avella, che gioca con i piedi su Buschiazzo. Chiamato in causa Azio Osmanovic, la stagione scorsa ha vestito la maglia del Monopoli, 26 presenze ed un gol per lui con i pugliesi. Non possesso palla, abbiamo visto come le due punte del Monopoli, sia Samele e lo stesso Starita, stiano molto strette, vanno a giocare con i due centrali. Sull'abbassamento del mediano al numero 4 Santoro è sempre uno dei due attaccanti che va a schermare quella giocata, in modo tale da costringere gli avversari ad allargare il gioco, e poi sugli esterni parte immediatamente la pressione. Castaldo, l'apertura per Pacilli, che era riuscito a saltare il marcatore diretto, si trattava di Giosa, che poi ha steso l'avversario e viene richiamato dal direttore di gara. Non è d'accordo con il signor Tremulada, ma effettivamente l'intervento irregolare ci è sembrato esserci. È molto bravo Pacilli a venire a tagliare dentro al campo senza la palla. Quando la palla alla mezzala o il mediano in fase di costruzione, rimane sempre molto aperto, molto largo. Sulla prima verticalizzazione a 30-40 metri dalla porta è molto bravo a venire a giocare dentro al campo, soprattutto sul mancino, dove è bravo da quella posizione sia a calciare in porta sia eventualmente a rifinire per i compagni. È proprio Pacilli sul pallone insieme a Santoro, tre uomini voluti in barriera da Menegatti, direttore di gara che fa rispettare la distanza. C'è tanto traffico davanti al portiere del Monopoli, situazione questa che rende ancora più pericolosa la punizione in favore della Casertana per gli uomini di Scienza. La conclusione di Pacilli respinta, questa volta a lamentarsi la Casertana. Sì, perché protestavano, il signor Tremulada, protestavano per quell'intervento con il braccio, insomma, diciamo che a loro giudizio addirittura sarebbe potuto arrivare un rigore, ma è chiaro, questa è la visione della Casertana. No, dalle immagini direi di no. Non ci è sembrato. Ha fatto una parata, dice Guidi. Mette giù il pallone Castaldo, il lancio di Pacilli era stato buono, l'inserimento di Zillo. Molto bravo il numero 10 della Casertana, Castaldo, a venire incontro, volere la palla anche in una zona lontana dalla porta. Abbiamo visto alle sue spalle immediatamente sullo scarico come sia partito il numero 8, la mezzala, Zillo.
lui andare a giocare proprio in una zona più centrale. È lui la mezzala più che Icardi che accompagna maggiormente l'azione e solitamente riesce a creare superiorità numerica. E ora è proprio Icardi che detta il passaggio, servizio intercettato dalla linea difensiva del Monopoli che si rifugia in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato di un giocatore della Casertana, quindi la rimessa con le mani è proprio in favore dei pugliesi che però sono pressati nella propria metà campo. In fase di uscita, come in questa circostanza, mi ha visto come il 3-5-2 diventa un 3-5-1-1, le due punte sono sfalsate. Mi ha visto come Starita agisca più da tre quarti come sottopunta e davanti come riferimento offensivo rimane Samele. Guglielmo è andato ad attaccare lo spazio, attaccare il pallone, non fa ragionare Aziosmanovic che ha toccato in fallo laterale, direttore di gara che ferma ancora una volta il gioco. Steso il regista del Monopoli, Francesco Giorno, altro ex di turno. Buon giocatore, davvero un ottimo mediano, si abbassa in mezzo ai centrali consentendo proprio l'alzamento da parte degli esterni che occupano poi successivamente la parte più centrale del campo. Questo suo movimento, questa rotazione consente alle mezze ali di avere più libertà di gioco. Castaldo, l'appoggio nel cerchio di centrocampo, il pallone giocato su Aziosmanovic, intercettato da Paolucci. Riparte il Monopoli che supera velocemente la metà campo con Zambataro, poi l'uscita di Setola con ottima scelta di tempo. Squadre che si stanno allungando ora. Pacilli che gioca in una posizione in cui può andare col piede invertito. Il cross di Aziosmanovic messo in fallo laterale. Buona questa azione da parte della Casertana, sviluppo sulla sinistra, poi sulla giocata dentro al campo sono riusciti ad arrivare facilmente sul fondo con numero 17 Aziosmanovic, che era buona qualità, buona anche la difesa da parte di Guebre sull'avversario. Pallone che filtra, arriva ancora Aziosmanovic a vuoto, Menegatti, il vantaggio della Casertana. Castaldo va ad abbracciare Cuppone che di testa l'ha messa praticamente nella porta vuota, scegliendo bene il tempo, non altrettanto ha fatto Menegatti. No, è stato molto bravo l'attaccante Cuppone a rimanere largo, qua vediamo sulla riconquista palla esterna, nuovamente Aziosmanovic, molto bravo di prima intenzione, trovare il taglio ad attaccare il secondo palo. In ritardo qua il quinto di destra Zambataro su questa chiusura preventiva. Sì, era difficile poter intervenire da parte di Menegatti su quella palla, ci ha provato. Reazioni dal campo diametralmente opposte, se da una parte Guidi e la sua panchina hanno festeggiato, dall'altra già poco prima Scienza si stava lamentando dell'atteggiamento della squadra del Monopoli che si era un po' rintanata all'indietro e che soprattutto aveva perso le marcature. Poi è arrivato il gol e si è parlato molto sulla panchina del Monopoli. Sì, soprattutto sull'azione precedente, abbiamo visto come abbia sofferto molto in questi primi minuti il Monopoli, le azioni offensive, soprattutto quando il Casertana riusciva in ampiezza ad arrivare sul fondo. Sulla palla messa dentro abbiamo visto bene nella presa di posizione, bene nell'arretramento, però abbiamo visto come nella marcatura ci sia stata sempre molta distanza tra i difensori e gli attaccanti avversari. Casertana dunque in vantaggio al decimo minuto di gioco con Luigi Cuppone, quarto gol per questo attaccante napoletano, gol dell'ex nella Casertana, perché anche Cuppone, come Aziosmanovic l'anno scorso, vestiva proprio la maglia del Monopoli in Serie C, per lui 23 presenze e 3 gol con i biancoverdi. Guebre riesce ad andar via Pacilli, salta un altro avversario, non riesce però a servire davanti Paolucci che aveva dettato il passaggio. È stato molto bravo qua in fase di interdizione il numero 24 della Casertana, Icardi, che riesce comunque sempre a chiudere, a schermare l'inserimento da parte della mezzala opposta, il numero 10 Paolucci, più una partita di contenimento per lui sino a questo momento, sta beneficiando proprio del sacrificio del compagno di reparto, il numero 8, l'altra mezzala sinistra Izzillo,
che è molto più propositivo. Dal campo Giosa sta parlando con tutta la linea difensiva del Monopoli, perché chiaramente nell'occasione del gol hanno perso le marcature, adesso stanno cercando di stare un po' più stretti centralmente. Di servire largo sul secondo palo, Starita praticamente ad un passo dalla porta, non è riuscito ad impattare il pallone, ma era terminato in offside il numero 7 del Monopoli. Non si può parlare quindi di gol fallito dal Monopoli, che si deve guardare ora dalla ripartenza della Casertana, gara che sta crescendo anche dal punto di vista agonistico. Questa volta su Cuppone l'intervento irregolare è stato di Francesco Giorno, terzo giocatore ammonito. Che bella la giocata da parte di Cuppone, lui che nasce come punta centrale. Io l'ho avuto a Lugano 5 anni fa, era molto giovane, però si vedeva la grande adattabilità che aveva di poter giocare sul fronte offensivo in diverse posizioni. Prende la palla, taglia il campo dentro, elude l'intervento proprio da parte di Zambataro, si fa rincorrere sia da Piccini la mezzala sia da Giorno. Ad imbuto l'hanno chiuso in 3 giocatori, guadagna una punizione importante. Luigi Cuppone, giocatore che ha sbloccato il punteggio di questa gara, il 10° minuto di gioco. 3 uomini voluti in barriera da Menegatti, ce ne sono altrettanti della Casertana a impedire la visuale, addirittura 4 del Monopoli e 4 della Casertana. Sì, adesso abbiamo visto come abbia preso proprio Zambataro la posizione di Paolucci, che va poi a ripiegare come primo uomo della linea difensiva che marca zona, una zona molto alta al limite dell'area. Schema per la Casertana su palla inattiva. La finta di Pacilli, la conclusione ad un soffio dall'incrocio, calciato benissimo Santoro. Casertana vicino al raddoppio. Sì, ha calciato veramente benissimo. L'impressione qua dalla nostra posizione che la palla sia uscita veramente di pochissimo. Il portiere, secondo me, l'aveva vista partire, però probabilmente se fosse stata dentro credo non riuscisse magari ad intervenire su questo pallone. Una buona Casertana in questi primi 18 minuti di gioco. Monopoli pericoloso soprattutto sulle corsie esterne, in modo particolare su quella sinistra. Secondo me manca il coinvolgimento dei due attaccanti, Samele e Starita devono abbassarsi un po' di più, sacrificarsi, venire a prendere qualche pallone dai centrocampisti e far risalire la squadra. Adesso Scienza, a tale proposito, continua a dare indicazioni a Guglielmo di salire e di attaccare la corsia sinistra, ma anche di intensificare un po' di più, cioè di alzare i ritmi, perché con questi ritmi così bassi non si mette in difficoltà la Casertana. E faciliti la pressione, l'alzamento del baricentro proprio da parte della Casertana, come in questo momento abbiamo visto Izzillo va quasi ad affiancarsi alla prima punta Castaldo. Buschiazzo si rifugia in fallo laterale sul pericoloso contropiede del Monopoli. Pericoloso anche perché mancava l'altro centrale, Konaté, che non aveva fatto tempo a rientrare in posizione. È stato molto bravo comunque Icardi ad abbassarsi lui con la linea difensiva. Guebre è riuscito ancora una volta ad effettuare un traversone che ha messo in difficoltà la retroguardia della Casertana. Ancora una volta è stato l'uruguaiano di passaporto italiano Fabrizio Buschiazzo a mettere in angolo. Primo tiro dalla bandierina effettuato dal Monopoli, il pallone messo fuori dai difensori campani che continuano ad essere pressati dai tentativi del Monopoli, che non riesce però a sfondare centralmente. Direttore di gara che concede il vantaggio alla Casertana. Castaldo, la sovrapposizione di Azio Osmanovic, servito dal capitano della formazione di Guidi. Guebre è intervenuto irregolarmente. Che esperienza, montenegrino. Che esperienza Beppe Castaldo sulla riconquista palla esterna. Abbiamo visto come sia lui che decida
poi qual è la soluzione, no, offensiva. Abbiamo visto spostarsi, aprirsi molto sulla fascia destra. Questo suo allargamento, questo suo spostamento consente a Icardi, allo stesso Cuppone, a Pacilli di andare dentro al campo a giocare. Lo fanno comunque in velocità, in modo tale poi da non dare riferimenti ai tre difensori avversari. Per questo motivo che sia Nicoletti, Jose e lo stesso Mercadante, non avendo riferimenti davanti, stanno facendo fatica in marcatura. Marcature a uomo in area del Monopoli su questo calcio piazzato in favore della Casertana. Fino ad oggi mai vincente in casa la formazione campana. È in vantaggio 1-0 sul Monopoli. Direttore di gara che controlla che tutto si svolga in modo regolare in area di rigore del Monopoli. Qualche contatto piuttosto dubbio, poi la conclusione dal limite con palla sul fondo da parte di Santoro. Casertana bene anche sulle respinte, sulle seconde palle, sui duelli, l'aggressività comunque sino a questo momento sta pagando a beneficio di quello che è la riconquista della palla e poi la successiva gestione. Problemi per Nicoletti, che si è scontrato in area di rigore con Buschiazzo. È un problema alla spalla sinistra, continua a toccarsela, il direttore di gara che è lì in zona e che fa entrare adesso lo staff medico sul terreno di gioco per verificare le condizioni del giocatore. E ha qualcosa ancora da dire il tecnico del Monopoli, scienza ai suoi, perché in questa fase la squadra non gli piace perché sta subendo troppo. E quindi chiede maggiore applicazione, soprattutto quello che dicevamo prima, ovvero alzare i ritmi per mettere in difficoltà gli avversari. Sì, è vero. Lo abbiamo visto Scienza, tra l'altro, con un'espressione molto preoccupata. Sì, perché l'utilizzo del 3+2 per la costruzione del gioco dà vita quasi automaticamente a due figure geometriche. Una che garantisce la costruzione e difesa centrocampo, però poi manca l'ultimo pezzo, Beppe. Centrocampo attacco. Abbiamo visto sino a questo momento davvero le due punte essere sempre molto lontani, molto staccate. Allora, o si prova magari una giocata dalle retrovie con una palla lunga, però conoscendo molto bene Beppe Scienza predilige giocare palla a terra, uscire, avere degli sviluppi diversi, e quindi davanti secondo me in questo momento il Monopoli ha bisogno di fare qualcosa in più. Nicoletti è uscito momentaneamente dal terreno di gioco, credo che non ci siano problemi per farlo continuare a giocare con gli antidolorifici, anche se lo vediamo piuttosto ancora dolorante, e lì penso che a breve lo rivedremo sul terreno. Guarda anche da queste immagini, Beppe, come la linea difensiva sia a 5 metri dai tre centrocampisti. Abbiamo visto gli esterni, sia Pacilli sia Cuppone, proprio dentro la linea. Ti consente nel recupero palla comunque di poter ripartire immediatamente. Hai facilità perché sei sempre in superiorità numerica. No, Nicoletti chiede il cambio addirittura, quindi il dolore non ce la fa. Continua. Dolore che continua, ha chiesto il cambio. Sono sorpresi sulla panchina del Monopoli, ma sicuramente a breve vedremo una sostituzione. Serata sfortunata dunque per questo ragazzo che tra due giorni compirà 22 anni. Manuel Nicoletti, calabrese di Catanzaro, proprio dal Catanzaro, è arrivato al Monopoli il 21 settembre scorso. Konaté cambia gioco, sventagliata per Pacilli che scambia con Osmanović, poi effettua anche un tunnel ai danni di Paolucci che riceve palla e riparte ora per il Monopoli. Starita guarda in mezzo, effettua il cross. Si chiude la difesa della Casertana, poi il sinistro che non impensierisce Avella. Le richieste da parte di Scienza proprio sulla velocità di uscita da parte della propria squadra. Ce l'aveva con Paolucci che una volta che ha servito proprio Starita chiedeva di puntare il diretto avversario. Bene, ottima la chiusura in diagonale dentro la linea difensiva da parte di Setolo. Sarà Simone Salas molto probabilmente a entrare sul terreno di gioco fra poco, l'ex potenza classe 88, quindi a prendere il posto di Nicoletti. Osmanović riceve da Buschiazzo, appoggia su Santoro,
e chiama in causa ancora l'uruguaiano che cambia gioco dall'altra parte per Setola. Buschiazzo, sempre in inferiorità numerica, il Monopoli in attesa di effettuare il cambio, non essendo più in grado di tornare sul terreno di gioco Manuel Nicoletti. Problema alla spalla sinistra per lui, dopo il contatto con Buschiazzo che ora tocca dietro per Santoro, che finta il lancio lungo, poi appoggia su Konaté che supera la linea di metà campo, allarga per Setola, va incontro Cuppone, Setola preferisce andare sul fondo, effettua il traversone, palla toccata da Guglielmo che ha messo fuori tempo Facilli, il recupero imperioso, parte un altro cartellino per Starita. Sì, questa volta è Starita a finire sul taccuino dei cattivi del signor Tremolada. C'è ancora a terra il giocatore della Casertana che è stato steso in modo piuttosto ruvido dal numero 7 del Monopoli. Cuppone si è rialzato nel frattempo, Lucio, sì, è così? Cuppone si è rialzato, già ripreso la sua posizione in campo, mentre entra Sales, giocatore ex Potenza, classe 88, un esterno che va a prendere il posto di Nicoletti, lo sfortunato giocatore che è in panchina e continua a toccarsi la spalla sinistra, evidentemente colpo molto doloroso. Simone Sales, 32 anni il prossimo 31 gennaio, cresciuto nel Lecce, è arrivato dal Potenza il primo settembre, calcio di punizione in favore della Casertana dentro i saltatori della formazione di Guidi. La Torre, parte di Buschiazzo, sceglie bene il tempo dell'uscita Menegatti che poi si lamenta con il direttore di gara perché al momento del rilancio è stato disturbato irregolarmente. C'è ancora del movimento sulla panchina del Monopoli, un paio di giocatori che si stanno riscaldando, evidentemente c'è qualcun altro che ha dei problemi muscolari. La chiusura di Azio Smanovic che viene spinto alle spalle da Paolucci, direttore di gara che lo va a richiamare, e anche Konaté ha qualcosa da dire all'avversario, viene allontanato dal signor Tremolada. Siamo nel corso del 30° minuto di gioco, Casertana in vantaggio 1-0 sul Monopoli, un po' di nervosismo che comincia ad affiorare tra i biancoverdi. Sì, perché è una partita difficile, una partita che si è complicata dopo il risultato, dopo il vantaggio da parte della Casertana, Casertana che sta gestendo bene questi ultimi minuti di gara con il controllo del pallone, un po' più manovrata, un po' più lenta l'uscita della palla. Questo ti dà un vantaggio grande, che è quello di consentire agli attaccanti, soprattutto gli esterni, di trovare una posizione diversa. Tanto problemi per Piccinni. Sì, adesso si è rialzato Piccinni, sono i compagni da lui, c'è anche il direttore di gara in zona. Qualche chiarimento, Piccinni deve uscire momentaneamente, vediamo. Sì, si avvicina alla panchina. Siamo in zona, vediamo qual è il problema.
Il gioco intanto è ripreso con il Monopoli che sportivamente restituito palla alla casertana. Il giocatore ha un taglio vicino alla zona del naso, quindi viene pulito il taglio e sarà sicuramente bendato o comunque ci sarà un intervento perché altrimenti non potrà giocare. Azio Osmanovic. Monopoli nuovamente in inferiorità numerica temporaneamente. Izzillo. Il velo da parte di Castaldo, non ha tratto in inganno Giosa che viene ora servito all'indietro da Giorno. Era funzionale anche perché dietro di lui comunque il compagno di reparto Cupone era pronto al limite dell'area, poter ricevere quella palla ed eventualmente provare l'uno contro uno o riservire per chiudere magari quel triangolo lì lo stesso attaccante casertano. Tanto Scienza prova a dare qualcosa di più alla squadra, una squadra che non risponde in questo momento, un po' il nervosismo, poi il fatto di aver subito quel gol. Scienza vuole di più, vuole maggiore personalità e vuole che attacchino l'area avversaria in maniera diversa, con più continuità. Cerca magari quella soluzione per iniziare il gioco dalle retrovie che consente di sfruttare una superiorità numerica, almeno di un uomo a centrocampo, cosa che sino a questo momento Monopoli non è riuscito ancora a fare. Azio Osmanovic tende il movimento dei compagni, trova appoggio su Pacilli, quindi ancora Azio Osmanovic, perde contatto con il pallone, raddoppiato, recupera Santoro per la casertana, non riesce a gestire il Monopoli possesso. Piccini molto nervoso, rimane fuori perché ancora non è perfezionato l'intervento dei sanitari con i cerotti e quant'altro. Monopoli che rischia anche nelle uscite centrali con la linea difensiva perché la pressione da parte degli attaccanti della casertana è veramente intensa. Abbiamo visto tre giocatori della formazione rosso-blu andare ad attaccare il portatore di palla al limite dell'area avversaria, soprattutto Beppe, giusto sottolinearlo, con la mezzala a rimorchio perché Riccardi è sempre lì, no? Da sottopunta, da tre quarti, che va a chiudere questo quadrilatero veramente molto bene alla casertana in non possesso palla. Intanto c'è stato un siparietto bellissimo con Scienza che ha parlato con i giocatori che chiedevano perché non rientra ancora Piccini sul terreno di gioco, che adesso è pronto, perché ha detto perché io non opero io, non sono io il chirurgo, ha detto Scienza ai suoi giocatori, aspettate un attimo, adesso vedete Piccini finalmente sul campo. Squadre nuovamente in parità numerica, la rimessa effettuata da Gugliebre. Maglie molto strette quelle della casertana in copertura, prova a distendersi la formazione di Federico Guidi, poi costretta a ricominciare da dietro. Ma hai visto come in non possesso palla stringono molto gli esterni? Adesso abbiamo visto nella riconquista proprio Cupone venire ad agire sulla corsia di destra, sul lato forte degli avversari, poi la ripartenza sono bravi a farla dalla parte opposta, è questo che sta creando diverse difficoltà al Monopoli. Paolucci, pallone che sfugge al controllo di Samele. Santoro, Castaldo, molto deciso su di lui, intervento di Mercadante. Adesso passa ora il capitano del Monopoli per ricevere il passaggio di Giosa, che ha preferito invece la verticalizzazione. Accettano i giocatori della casertana un 3 contro 1 con Castaldo nella zona centrale, poi abbiamo visto come sia proprio la mezzala e Zillo andare immediatamente sul play per schermarli, mandarli sempre su una zona esterna. Il rinvio di Avella. Pacilli prova a cambiare gioco. Dall'altra parte raccoglie Sales, appoggia su Menegatti. Servito ancora il nuovo entrato Sales, che lo ricordiamo ha sostituito l'infortunato Nicoletti. Mentre Scienza dà indicazione a Gugliebre che deve attaccare di più la corsia sinistra e salire come adesso. Eccolo servito Gugliebre. Non riesce
a saltare Pacilli, che si lamenta con il direttore di gara perché riteneva che l'ultimo tocco fosse dell'esterno avversario. Comunque c'è sempre raddoppio di marcatura da parte della Casertana, se non è Aziosmanovic immediatamente in pressione sul quinto avversario, proprio Pacilli che in abbassamento riesce sempre a consentire proprio al terzino di rimanere dentro la linea in modo tale da mantenere sempre quella compattezza della linea 4. La conclusione di Nicola Sizzillo da lontano, il raddoppio della Casertana al 37esimo, un fulmine improvviso quello del centrocampista rosso-blu, secondo gol per lui, ha approfittato di un momento di distrazione, sì, della difesa del Monopoli, ha indovinato l'angolino basso sul palo lontano rispetto a Menegatti. Sì, per un motivo molto semplice. Allora, intanto grande festa della Casertana, non potrebbe essere altrimenti, con Castaldo che dice ai compagni adesso non molliamo, dobbiamo continuare così. Ma il Monopoli stava protestando, soprattutto Scienza, perché poco prima il pallone sembrava, almeno visto dal campo, essere terminato fuori dal terreno di gioco, quindi una rimessa laterale fuori del Monopoli non segnalata dalla direzione di gara, quindi si erano distratti con Mercadante, Scienza e altri giocatori, e poi è arrivato il secondo gol e Scienza si è infuriato nei confronti del quarto uomo. Hanno sfruttato secondo me molto bene i giocatori di Guidi la riconquista della palla, soprattutto nella zona centrale. Abbiamo visto come Castaldo abbia in area di rigore, Cuppone va a concludere con Menegatti che questa volta ha chiuso bene lo specchio. Chiuso bene il numero 22 del Monopoli su questa palla molto pericolosa. Dicevo prima, Beppe, sulla riconquista immediata, la ripartenza, la velocità di aggredire proprio la zona centrale, come sia stato in ritardo nell'intervenire Giorno, Piccinni in chiusura non c'è arrivato neanche lui, i difensori non potevano uscire perché erano molto bassi, ma è stato molto bravo Izzillo a trovare questo gol dalla distanza. Il secondo per lui in questo campionato. Casertana che è andata vicino subito dopo il 2-0 anche al Tris con Cupponi. C'è nervosismo in campo, soprattutto naturalmente nelle fila del Monopoli, con Angiosa che richiama la sua linea difensiva, chiama vicino Mercadante, vuole maggiore attenzione. La partita è lunghissima, però è partito male il Monopoli. Sembra rigenerato invece, rigenerata la Casertana di Federico Guidi. Soprattutto Beppe a centrocampo, abbiamo visto come sia importante il numero 4 Santoro nella posizione in cabina di regia. Abbiamo visto come decide sempre il movimento giusto da effettuare, sia se si deve alzare, se si deve abbassare. Condizione in positivo anche poi gli spostamenti da parte delle mezze ali, che negli ultimi minuti dopo il gol del vantaggio di 1-0 riescono a giocare maggiormente nella metà campo avversaria. Adesso vediamo nella riconquista proprio Icardi, vediamo adesso il posizionamento più basso da parte di Zillo, impostando a 2, impostando a 1 più 2, vanno in difficoltà comunque i centrocampisti del Monopoli, perché abbiamo visto Giorno che è soprattutto lì che si occupa di andare a schermare le giocate in uscita su Castaldo. Paolucci non è ancora entrato in gara e manca secondo me la sua qualità in questo momento per cercare di essere un po' più pericolosi davanti. Lo abbiamo detto in apertura di questa diretta, è arrivato il tempo della svolta per queste due squadre, necessario ricercare il riscatto, e fino a questo momento, in questi primi 40 minuti di gioco, sicuramente la Casertana si è dimostrata più determinata nel voler chiudere un capitolo negativo in questa stagione e cercare di aprirne un altro con maggiori soddisfazioni e soprattutto di cambiare quel numero negativo nella casella delle vittorie in casa. La Scienza non ha mai vinto prima di questa gara la Casertana al Pinto in questa stagione. Dicevo che Scienza ha capito il momento difficile dei suoi, predica calma,
ha detto la partita è lunghissima, cerchiamo di non rovinarla in questi ultimi minuti della prima frazione di gioco, però si nota, naturale che sia così, un nervosismo indotto dalla situazione della linea difensiva. Adesso Sales, il neo entrato, che richiamava i compagni alla maggiore attenzione in fase difensiva, a una linea, a stare subito in linea quando parte la Casertana. Giosa gestisce palla per il Monopoli, l'intervento di Santoro, il rinvio per Castaldo, troppo isolato davanti. Noi ne approfittiamo per ricordare, al termine della diretta di questa sfida tra Casertana e Monopoli, l'appuntamento con Calcio Totale in conduzione Fabrizio Tumbarello. Puntata particolarmente importante perché oltre al posticipo tra Fiorentina e Genoa si parlerà con gli ospiti di Fabrizio Tumbarello anche dei sorteggi per le qualificazioni mondiali. Guiebre, troppo profondo il suo sigillamento direttamente nella zona di Avella. È vero, troppo profondo, è altrettanto vero che non c'è un attaccante da parte del Monopoli, una mezzala che attacchi direttamente l'area di rigore. Abbiamo visto quello più avanzato, era proprio Starita, il numero 7, ma anche lui preferisce avere una palla giocabile sui piedi, sulla figura, una palla addosso, ha quelle caratteristiche. Invece Samele è uno più portato a fare un tipo di gioco diverso, soprattutto un attacco diverso alla profondità. Paolucci domestica un pallone non semplicissimo e poi sbaglia invece un passaggio che non era affatto difficile. E chi lo recupera? La mezzala Icardi, che si è abbassato, ha visto la posizione proprio da parte dell'attaccante Castaldo molto aperto, sulla riconquista della palla è andato lui a fare l'attaccante, la prima punta. Signor Tremolada che ferma il gioco, comanda un calcio di punizione in favore del Monopoli per l'intervento irregolare di Konaté su Samele, ma Monopoli che è un po' troppo frettoloso, un po' troppo nervoso, non riesce a gestire neanche queste situazioni la squadra di Giuseppe Scienza. Credo che sia dovuto soprattutto alla pressione nella linea di centrocampo da parte dei giocatori di Guidi della Casertana. Abbiamo visto come si cerca la forzata sull'esterno volendo sempre coinvolgere in ogni modo Guiebre, che è molto bravo se riesce a giocare a campo aperto, riesce ad arrivare sulla palla in corsa, mentre nello stretto non ha una tecnica che ti permette magari di venire via da situazioni complesse o complicate. Santoro, bravo ad evitare la marcatura di Starita, con a te che allarga per Pacilli, anticipato da Guiebre a Zsmanovic, non è riuscito a servirlo, poi Samele combatte con Buschiazzo, l'intervento irregolare su Giorno da parte di Izzillo, motore saranno del raddoppio della Casertana. Lucio, sì, saranno 2 minuti di recupero. Ottima la partita sino a questo momento da parte del centrale Buschiazzo, abbiamo visto come dia sempre sostegno e appoggio nella zona centrale a seconda poi di quello che è il movimento che da parte dell'attaccante, è lui in uscita quello che guadagna sempre più metri, è lui che si porta dietro proprio Konaté, che tendenzialmente è abituato a giocare in una linea più bassa. La conclusione di Giorno che sfugge alla presa di Avella, che protetto da Konaté poi va a recuperare da lontano, ci ha provato Francesco Giorno, conclusione con una traiettoria insidiosa quella del numero 4 della formazione di Giuseppe Scienza. Abbiamo visto il tabellone luminoso con i 2 minuti di additional time concessi dal signor Tremolada, così come ci era stato anticipato da Lucio Micheli da bordo campo. Sales fa proseguire Zampataro, poi l'intervento in anticipo di Zsmanovic su Starita. Molto bravo Zsmanovic a andare a giocare dentro al campo in modo tale da consentire al centrale difensivo di parte Buschiazzo di non uscire in quella zona, di non creare un buco, di non lasciare solamente Konaté contro l'attaccante Samele. E quindi anche quel alzamento sistematico e accentramento da parte dei terzini, anche a sinistra Setola lo sta facendo molto bene,
consente anche a Santoro, Zillo, Icardi, tre centrocampisti della Casertana, di rimanere più bloccati nella zona centrale. Castaldo si fa portare via il pallone, anzi Usmanovic. La Mercadante che va poi al cross, bellissimo il gol di Zambataro, accorcia le distanze il Monopoli, ci crede giustamente ora Giuseppe Scienza. E lo fa cambiando molto, perché tu hai visto Beppe come sia stato il centrale di parte sinistra, il braccino Mercadante, ad andare sul fondo, accompagnare l'azione, mette questa palla bellissima sul secondo palo, chi va in chiusura il quinto posto, Zambataro, che si è visto poco in fase offensiva nei primi 45 minuti, deve farlo con più continuità nella ripresa, nel secondo tempo, non deve limitarsi solo a cercare di chiudere, di marcare Cuppone, ma quando ha la possibilità deve cercare di spingere. Reazione dal campo, chiaramente soddisfazione sulla panchina del Monopoli, tutti in piedi a festeggiare. E dobbiamo dire però che Scienza ha avuto ragione, perché poco prima aveva detto ai suoi di stare calmi, che la partita sarebbe stata lunga, è arrivato questo gol del 2-1 che renderà bellissimo il secondo tempo. Tra poco avremo un ospite con noi. Gol dunque di Eyob Zambataro, ragazzo etiope con passaporto italiano, terza rete per lui in questo campionato, non è quindi nuovo anche a exploit come quello che abbiamo visto in chiusura di questo primo tempo con il bellissimo gol, la battuta di destro al volo, fissando il punteggio del primo tempo sul 2-1 per la Casertana. Nuovamente a bordo campo da Lucio Micheli. Con Luigi Cuppone, uno dei grandi protagonisti di giornata, 97 ex Pisa. Allora, è una partita determinante per voi, per loro, perché non è un momento facile. Un gol quindi importante, 2-1 alla fine del primo tempo, quindi i presupposti per vedere un grande secondo. Sì, no, noi avevamo preparato bene la partita come stavamo facendo nelle ultime giornate. Diciamo che nelle ultime giornate c'è stato un po' di sfortuna. Dobbiamo continuare così, dobbiamo stare attenti a non prendere gol, perché stiamo prendendo gol sempre negli ultimi minuti, dobbiamo fare più attenzione. Se nel secondo tempo continuiamo così possiamo fare una grande partita. Ringrazio Cuppone, linea a voi. Ciao. E noi ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria. Per mezzo di una vela siamo andati verso la nostra libertà, laggiù dove imperversa la furia dell'oceano. L'abbiamo fatto per amore, per fede o per la vittoria. Ed è per vincere che abbiamo navigato sempre più veloci, costruendo barche sempre più filanti, sempre più leggere, perché non c'è posto per i secondi, quando in palio c'è la gloria del più antico trofeo sportivo al mondo. America's Cup World Series da giovedì 17 dicembre sui canali Rai. Campionato Serie B di calcio, Chievo Verona Regina, venerdì alle 21, Rai Sport. 1, 2, 3, c'è chi si ferma a 3, ma non la Rai. Film, serie, cartoni animati, sport, cultura, informazione. Tanti canali tematici per accontentare i gusti di ogni spettatore. Rai. Abbiamo i numeri giusti. Per te, per tutti. Nuovamente in diretta dallo stadio Pinto di Caserta, siamo nell'intervallo della sfida tra Casertana e Monopoli, con i campani in vantaggio 2-1 sui pugliesi nel posticipo della 14ª giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda
il girone C. Andiamo subito a bordo campo da Lucio Micheli. Perché sono con il presidente del Monopoli, l'avvocato Alessandro Laricchia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, primo tempo a due facce per voi. Io lo dividerei nei primi 40 minuti e il finale, ovvero il 2-0 della Casertana, poi il bellissimo gol che riapre tutto il discorso e soprattutto il fatto che la squadra, dopo un, diciamo, una fase molto nervosa, abbia finalmente ascoltato Scienza, che diceva a lungo di stare calmi e pensare solo a giocare. Sì, in effetti non bisogna farsi prendere dalla fretta, perché questo tipo di partite vanno affrontate su tutti i 90 minuti e più. Quindi i miei giocatori devono stare sereni, perché sono partiti non bene, ci sta, in un momento difficile per noi, veniamo da qualche risultato non positivo, però ci sono, abbiamo in rosa giocatori che possono risolvere la partita con una giocata, come abbiamo visto appunto nell'azione del gol. Monopoli, che dicevamo, come anche del resto la Casertana, ha avuto un avvio altalenante, lo definiamolo così. Adesso c'è una possibilità con la partita di questa sera per capire chi delle due può subito rialzarsi e cercare di puntare prima a centroclassifica e poi chissà. Noi dobbiamo trovare una quadratura di gioco, perché credo che una volta trovata quella riusciremo ad ottenere anche i risultati sperati da noi società, per cui andiamo per gradi, oggi pensiamo alla partita di oggi, poi vedremo quello che sarà in futuro, insomma cerchiamo di riprenderla. Come si lavora in un girone come quello, come il vostro, il C, dove ci sono realtà come Bari, che tra l'altro è vicino a voi, ma altre realtà come il Catania, il Palermo, l'Avellino, insomma tutte realtà che sembrano di categoria superiore? Beh sì, quest'anno in particolare si lavora cercando di fare del nostro meglio, perché comunque è notorio che la situazione economica e generale della maggior parte delle società è particolare, per cui confrontarsi con delle grosse realtà deve diventare uno stimolo per noi, perché comunque in questa annata dobbiamo comunque portarla a termine e cercare di fare il nostro meglio. Ringrazio il presidente Laricchia, linea a voi momentaneamente. Buonasera a tutti. Eh sì, effettivamente, come ha detto il presidente del Monopoli, questa è una stagione, un'annata particolare, molto particolare per tutti, e società come il Monopoli o altre società, diciamo un po' più piccole, ne risentono naturalmente rispetto ai colossi, in particolare di questo girone. Bari, Ternana, Avellino, ce ne sono tante. Torniamo nuovamente a bordo campo, Lucio Micheli con un altro ospite. Col direttore sportivo Ivano Pastore, al quale diamo il buonasera della Casertana. Mi ha appena detto che non si può stare tranquilli con una partita così. Significa che la tensione è alta? Sì, la tensione è alta, ma è un po' di rammarico per quest'ultima azione. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e regalare un gol così per negligenza sinceramente non fa bene, ecco. Ma negligenza, dobbiamo dire, di una Casertana quasi perfetta, almeno i primi 40 minuti. Sì, quasi perfetta, ecco, la parola è giusta, è quasi perfetta. Purtroppo eravamo in completo controllo della partita e quest'errore di non, è brutto dirlo, ma di non buttare via la palla al 47esimo ha concesso un'occasione importante al Monopoli e le ha fatti rientrare in partita, la verità è questa. Adesso intanto le facciamo subito i complimenti per questo meraviglioso terreno, tappeto di gioco. Beh, questi complimenti. Sì, questi li riportiamo al presidente, perché è stato lui che ha voluto investire in questa struttura e credo che abbia fatto bene visto il manto erboso che c'era prima. E poi sappiamo anche che ci sarà la ristrutturazione dello stadio. Sì, è un altro progetto che il presidente ha già presentato, è un progetto che sicuramente potrà dare un futuro roseo alla Casertana, ma quel futuro passa attraverso il mantenimento della categoria, la salvezza, quindi il primo vero mattone dovrà essere quello di mantenere la categoria. Anche se vi facciamo ancora i complimenti, perché investire sulle infrastrutture prima che sui giocatori comunque è da lungimiranti. Sì, ed è anche questo è un merito del presidente. Io sono arrivato da 20 giorni, è una cosa che lui portava avanti da un po' di tempo e devo darle atto che ha fatto una scelta più che giusta. Investire nelle infrastrutture è molto importante, sì. Siccome la vedo piuttosto tesa, no? Allora il discorso che le faccio è subito questo. Che secondo tempo si aspetta dai suoi?
Io vorrei tanto che facessero lo stesso secondo tempo del primo. So che è difficile mantenere questa intensità, è la terza partita in una settimana, ci mancano dei giocatori, qualcuno era anche acciaccato e sta stringendo i denti, però mi auguro che la forza di volontà e il senso di appartenenza li porti a giocare un ottimo secondo tempo. Ultima domanda, la stessa che ho fatto anche al Monopoli, cioè come si lavora in un girone come il vostro dove ci sono società che investono molto di più e soprattutto società che sembrano di categoria superiore, vedi Bari su tutte. No, ma io credo che quando delle società abbiano la possibilità di spendere per raggiungere un obiettivo come la Serie B, piazze come Bari o Terni, che sono 2-3 anni che spende tanto, è giusto che lo facciano. Gli altri sono quelli che devono arrangiarsi tra virgolette con le idee, con il lavoro, cercare di mantenere, non dico il passo delle prime, ma restare nel gruppo delle squadre che possano giocarsi qualcosa. Io ringrazio il direttore sportivo. Grazie della Casertana, linea a voi. È sottolineata ancora una volta la necessità per le società, diciamo un po' più piccole, di basarsi sul lavoro. È il lavoro che comunque in questi anni in qualche modo ha premiato la Casertana, così come anche il Monopoli. Questi sono i numeri della prima frazione di questa sfida: maggiore possesso palla della Casertana, qualche tiro in porta in più, uno in più del Monopoli, più efficaci però quelli della Casertana, almeno per i primi 40 minuti, poi nel finale è venuta fuori la formazione di Scienza. Decisamente sì Beppe, al di là della percentuale del possesso palla, l'impressione che la Casertana scottasse di meno il pallone, fosse meno pesante, fossero più sereni, più tranquilli nelle giocate, anche partendo sempre da dietro, coinvolgendo in fase di impostazioni due terzini molto bassi. Abbiamo visto come la prima uscita in verticale veniva sempre incontro la prima punta, e nello spazio lasciato proprio da parte di Castaldo si sono anche un po' divertiti, no? Le mezze ali, Zillo, Icardi partecipando sempre all'azione, Cuppone dentro al campo, stessa cosa nella parte iniziale della gara faceva Pacilli, poi ha deciso di rimanere comunque molto aperto per andare sempre in chiusura sul quinto posto Guglielmo. Dall'altra parte il Monopoli meno preciso, no? Troppo frettoloso, sempre alla ricerca magari di qualche giocata che rischiava di diventare anche forzata, di conseguenza è nata una partita, diciamo, a senso unico sino agli ultimi minuti di gioco, in cui il Monopoli è stato bravo a crederci, seguendo le indicazioni da parte dell'allenatore in panchina, di rimanere in gara che è riaperta. Quadrato. Calcio di avvio del secondo tempo in favore dei padroni di casa per la Casertana. Sul dischetto del centrocampo il centravanti e capitano Castaldo, che attende il fischio del direttore di gara, il signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Un flash dal campo solo per dire che non ci sono sostituzioni in questo avvio di ripresa, quindi c'è molto movimento, ma per il momento si rimane con questi giocatori sul campo. E ricordiamo che il Monopoli ha già dovuto effettuare però una sostituzione nel corso del primo tempo a causa dell'infortunio di Manuel Nicoletti, al suo posto Sales. C'è stata una falsa partenza e ora l'avvio giusto, corretto, del secondo tempo da parte del direttore di gara. A vuoto Sales, signor Tremolada, che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore della Casertana. Casertana, Beppe, che prova sempre questa palla al centrale, prova questa palla in diagonale, l'uscita per superare la pressione da parte degli attaccanti. Abbiamo visto come siano bravi gli esterni a venire dentro al campo, a dettare il passaggio, andare in ricezione. Sul pallone il regista e metronomo della formazione rosso-blu, Santoro. Servizio profondo intercettato da Giosa sul cerchio, sul dischetto del rigore, poi
Al limite dell'area c'è stato uno scontro tra Guglielmo e Izzillo, che è ricaduto male ed è rimasto a terra. Problema sì, al ginocchio sinistro, sì, ginocchio o alla caviglia. Caviglia sinistra, così sembra dal campo. Sì, sembrava più la caviglia. Più caviglia, sì, caviglia. Infatti si sta continuando a lamentare. E tra poco vediamo, io penso che faranno entrare adesso, eccoli che entrano subito i sanitari, quindi lo staff medico sul terreno di gioco per vedere cosa ha il giocatore con la maglia numero 8, mentre Guidi dà qualche indicazione ai suoi, perché non gli è piaciuto al tecnico della Casertana l'avvio di ripresa. Giocatori che fanno movimento e riscaldamento. Sì, perché c'è un'altra, fuori dal campo. C'è un'altra notizia, perché comunque si è abbassata la temperatura notevolmente. Già credo che saremo intorno ai 7-8 gradi, 6-7 gradi, ma c'è una grande umidità, e tanto è vero che vedete inquadrato, che penso il mister Scienza, perché Scienza si è coperto molto con il suo cappellino. Insomma, diciamo che è cambiata molto la temperatura. Intanto si rialza Izzillo. Vediamo le condizioni del numero 8, se può proseguire. Rivedendo le immagini proprio dal rallentatore, si nota come non si faccia male nel scendere dopo essere saltato di testa, ma prima di saltare l'avversario arriva proprio a colpire la caviglia d'appoggio. Non credo che possa proseguire, perché se capisco bene da qui, anche se sono dall'altra parte, vedo che zoppica notevolmente, che soprattutto non appoggia il piede sinistro a terra. Si è ripreso intanto con il calcio di punizione battuto dal Monopoli, che ora è temporaneamente in superiorità numerica per due volte. La formazione di Giuseppe Scienza nel primo tempo invece si era venuta a trovare con l'uomo in meno. Uomo in più che prova adesso a portare nella metà campo avversaria proprio il Monopoli, ma hai visto anche dalle rimesse laterali, beh, nel primo tempo era il quinto che le batteva, adesso è il centrale di parte che si alza. Intanto il pallone nell'area piccola, l'uscita di Avella protetto da Buschiazzo, era andato ad attaccare il primo palo Samele, portiere della Casertana, che butta il pallone in fallo laterale. Samele, che dopo aver superato in velocità Buschiazzo, che stava proteggendo il compagno, è andato a scontrarsi involontariamente, forse con il ginocchio, sulla testa del portiere della Casertana. Intanto la notizia è che Izzillo è rientrato sul terreno di gioco leggermente zoppicante, sta provando, vedremo se potrà proseguire. Nessun problema per Avella, che riceve palla ora da Zampataro. Sportività in campo tra le due squadre, restituita palla alla Casertana. Il rilancio del portiere della formazione di Guidi, Icardi staccato a vuoto, rimane però in zona d'attacco la Casertana, che si accontenta della rimessa laterale. Meno pimpante questo inizio da parte della squadra di Guidi, abbiamo visto come aspettino, no? Sempre il tempo di uscita, non provano immediatamente ad essere pericolosi, a giocare la palla negli ultimi 30 metri, ci arrivano ricamando un pochettino di più, coinvolgendo maggiormente i due difensori centrali in fase di impostazione, aspettano il movimento del mediano, che è lui che determina sempre l'uscita della palla. Tanto Buschiazzo è riuscito ad arrivare prima di Starita sul pallone, c'è stato anche un contatto tra i due del quale Starita si sta lamentando, sì, si sta con lamentando, il primo assistente Conti. Esatto, si sta lamentando a lungo il numero 7 del Monopoli per quella, chiamiamola, ricaduta di Buschiazzo su di lui. Si abbassa Giosa, riceve palla, viene immediatamente attaccato. Giorno allarga per Mercadante, che va in difficoltà, così come Giosa, che non riesce ad uscire palla al piede. Pressione che viene mantenuta alta da parte dei padroni di casa. Casertana che rimane alta, è vero, abbassa di meno i due esterni, sono le due mezze ali, soprattutto Icardi, dentro la corsia di destra,
che agisce come secondo play vicino a Santoro, lasciando magari Zillo più libero di poter attaccare, quindi di preoccuparsi maggiormente della fase offensiva, quando la squadra cerca sempre un giocatore tra le linee. Se non è l'attaccante Castaldo, è proprio una delle due mezze ali che viene a ricevere dentro al campo. Non attacchiamoci, posizioniamoci bene sul terreno di gioco, le parole di scienza per i giocatori del Monopoli, che adesso rispetto a quella fase del nervosismo sembrano averla superata. Intanto perde palla al limite Giosa, l'intervento irregolare su Cupone, calcio di punizione per la Casertana nella mezzaluna dell'area di rigore del Monopoli, e finisce sul taccuino dei cattivi del signor Tremolada anche il numero 11 Zampataro. Dicevamo, Beppe, della ripresa da parte della Casertana, no? Giocare un calcio un pochettino più lineare, anche più scolastico, però come in occasione del secondo gol, del gol del 2-0 da parte di Zillo, abbiamo visto sulla riconquista esterna la palla dentro fa tremendamente male alla linea difensiva 3 da parte del Monopoli, dove non si riesce mai a trovare la posizione, non si riesce mai a decidere se uscire, se marcare, se fare delle marcature in modo preventivo. Poi di conseguenza, no, abbiamo visto come gli esterni dentro al campo comunque creano sempre grossi problemi. Ha rischiato tanto Giosa con quell'uscita palla al piede un po' avventata, pallone che gli è stato sradicato e che ha permesso alla Casertana di arrivare al limite dell'area con Cupone. Speso un fallo tattico prima dell'ingresso in area di rigore, una cintura. Zampataro, l'autore del gol del Monopoli, che sta perdendo 2-1 al Pinto contro la Casertana, che ha ora a disposizione un calcio di punizione davanti a Menegatti, una barriera foltissima, due possibilità per la Casertana, con il destro Santoro, con il sinistro Pacilli. Arriva il fischio del direttore di gara, il pallone morbido di Pacilli, palla che si abbassa solo dopo aver oltrepassato la traversa della porta di Menegatti. Menegatti che non poteva vedere assolutamente niente con questa doppia linea, da qua la vediamo proprio il posizionamento, c'è l'abbassamento preventivo, copertura proprio del palo alla sinistra del portiere da parte del numero 8 Piccinni. Questo lavoro lo faceva sempre Novellino con le sue squadre, passava quasi sempre Sergio Volpi a recuperare quella posizione lì, in modo tale da consentire al portiere di preoccuparsi della zona centrale e del palo più lontano. Altro scontro con giocatore della Casertana che rimane a terra, direttore di gara che ha lasciato giocare, sì. Cupone è ancora a terra. Sì, si è lamentato molto Guidi per questo contatto galeotto, definiamolo così, all'indirizzo del quarto uomo che ha accanto a sé. Invece un po' adesso, di nervosismo in campo. Eh sì, parecchio direi. Qui rischiano. Zampataro e Setola. Sì, sì, ma anche un po' di ruggine anche con la panchina del Monopoli. Cupone è ancora a terra, è andato a verificare le sue condizioni mercadante. Sì, si è rialzato adesso. In tutto questo nessuno si è più preoccupato proprio dell'attaccante della Casertana che si è rialzato da solo. Sì, adesso sta riguadagnando la sua posizione. Giocatore importante perché nel tridente composto proprio da Castaldo e da Pacilli, il giocatore che ha più velocità, più rapidità, attacca la profondità, una zona centrale, una zona esterna, nel primo tempo probabilmente il migliore dei suoi. Guadagna qualche metro Setola. Sales rimette in gioco all'indirizzo di Samele. Dall'altra parte Gugliebre va ad attaccare Aziosmanovic. Prova a ricostruire da dietro il Monopoli. Giosa per Sales.
Lancio per Piccinni che in torsione, in girata, ha cercato di mettere in movimento Starita. Deve giocare con i piedi fuori dalla propria area di rigore Menegatti, Giosa, Sales, poi Giorno che cambia gioco dall'altra parte per Mercadante. Più fluida adesso la manovra da parte del Monopoli in uscita, abbiamo visto il coinvolgimento da parte del centrale, i due braccini destra e sinistra agiscono qualche metro davanti a lui consentendo un po' più nella zona centrale poi sulla seconda linea a Giorno di ricevere con la mente il pallone ed eludere proprio la pressione da parte della mezzala opposta. Giosa attaccato da Cuppone riesce a servire Giorno, il lancio di Sales per Starita che va giù, tutto regolare secondo Tremolada ed era lì a due passi anche il primo assistente Conti. Devo dire che avrà del lavoro in più da svolgere il direttore di gara e la sua terna, perché c'è molto nervosismo, si nota un nervosismo particolare sul terreno di gioco e siccome poi il risultato è in equilibrio, perché in 2-1 significa che è ancora molto aperto, si nota che la situazione potrebbe degenerare se non arrivassero dei cartellini importanti. Deve fare di più questo lavoro il numero 23 del Monopoli, Samile, anche perché ha fisicità, struttura, corporatura per difendere comunque la palla anche nel duello e anche contro un difensore molto fisico, molto strutturato proprio con Ate. Questo consente comunque un tempo di più in uscita, la possibilità ai compagni di accompagnare maggiormente l'azione, far rialzare la squadra. Il Monopoli comunque è molto pericoloso se gioca nella metà campo avversaria. Il lancio di Paolucci in profondità, dall'altra parte aveva provato l'inserimento Mercadante, pallone che aveva già oltrepassato la linea laterale, sbandierato il secondo assistente Simone Biffi di Treviglio, movimenti sulla panchina del Monopoli. Sì, doppia sostituzione a breve. Intanto Giosa riceve ancora palla da Mercadante, chiama in causa Menegatti. Il lancio del portiere del Monopoli per Zampataro, non riesce a tenere in campo il pallone Piccinni. Più coinvolto nel secondo tempo, il quinto di destra Zampataro, abbiamo visto come sostanzialmente abbia due possibili opzioni. Se il centrale laterale è pressato in difficoltà come in questa circostanza nella zona centrale e non ha bisogno di un appoggio vicino perché ci accompagna il reparto, si alza immediatamente. Infatti abbiamo visto come nella ripresa il Monopoli giochi maggiormente a destra rispetto a quello che ha fatto nel primo doppia tempo. Sostituzione, dicevamo, Samele è starita fuori, è entrato già Marilungo sul terreno di gioco, quindi la seconda sostituzione con il numero 28 che entra, che è Domenico Santoro. Queste le due proposte da parte di Scienza per rimettere in corsa il Monopoli, le ultime indicazioni da parte dell'allenatore dei pugliesi che vuole naturalmente tutt'altro atteggiamento adesso, vuole che i suoi spingano. Scienza che cambia dunque la coppia d'attacco. Dentro Marilungo e Santoro. Fuori Samele Starita. Cambia l'assetto tattico, è chiaro che cambiano e notevolmente anche le caratteristiche dei giocatori. Santoro, giocatore molto fisico, molto mobile, che agisce da punta centrale. Marilungo, giocatore di grande esperienza, gli piace più giocare, raccordare, venire incontro al pallone, poi attaccare successivamente sullo spazio lasciato libero proprio dalla prima punta. Intanto la conclusione con il sinistro. Parte di Cuppone che non inquadra lo specchio, effettivamente Scienza sembra voler puntare sull'esperienza di Guido Marilungo, classe 89, che ha preso il posto del giovanissimo Luigi Samele, ragazzo del 2002. Beh sì, è chiaro che all'ex Ternana ha chiesto qualcosa di più rispetto agli altri, gli ha chiesto di fare l'accordo in avanti. Giocatore che ha vinto due campionati di Serie B, nel 2010 con il Lecce, nel 2011 con l'Atalanta. Guido Marilungo.
arrivato il 3 ottobre in prestito dalla Ternana. Più presenza adesso grazie ai due attaccanti dentro l'area di rigore sullo sviluppo esterno che coinvolge sempre a sinistra il numero 29 Gui Ebre. Abbiamo visto 5 giocatori del Monopoli attaccare e anche con i tempi giusti l'area di rigore, 2 sul primo palo, 1 dietro al rimorchio, 2 subito in prossimità dell'area. Non siamo messi bene, queste le parole di Scienza per i suoi, mentre Guidi vuole un temperamento superiore dai giocatori della Casertana, vuole che continuino a fare gioco e a mettere sotto gli avversari come sono riusciti a fare per almeno mezz'ora nel primo tempo. La Casertana Beppe che sta provando a giocare maggiormente di rimessa, non ha lo spazio da attaccare in profondità come aveva nei primi 45 minuti di gioco, deve tramite il palleggio, il controllo della gara, anche il possesso palla riuscire comunque a trovare lo spazio per le giocate, coinvolgere maggiormente gli esterni che nel secondo tempo sia Pacilli che Cuppone abbiamo visto sono troppo isolati davanti. Intanto il nostro regista Roberto Gambuti ci ha riproposto i due gol della Casertana che era andata in vantaggio 2-0 grazie a Cuppone e Inzillo nel primo tempo, poi accorciato le distanze Zampataro, Aziusmanovic è andato a fermare Gugliebre, si ricomincia dal fondo. Il lancio di Sales per Domenico Santoro, anzi Marilungo, che ora prova a dialogare con Domenico Santoro che viene contrastato dall'omonimo Santoro, Salvatore, regista della Casertana. Intanto Zampataro è andato a fermare Castaldo. Che significa essere già ammoniti, vero Paolo? Come è entrato Castaldo con paura sugli avversari? Meglio nel secondo tempo il Monopoli, sulle seconde palle, sull'aggressione, chiudono bene gli spazi centrali. Diceva Lucio che Scienza non è soddisfatto magari di alcune scelte determinate secondo me anche da parte del non possesso palla da parte della Casertana, Casertana che si è abbassata notevolmente, adesso non è facile comunque trovare lo spazio soprattutto in zona centrale, però una squadra del Monopoli nella ripresa che è decisamente diversa rispetto ai primi 45 minuti. Anche se a preoccuparsi è molto Guidi adesso, perché vede una squadra che non propone. Una squadra che poi, soprattutto nei minuti finali delle gare, ha lasciato sul campo diversi punti. E che non ha una linea difensiva impenetrabile, subito 21 gol, di cui 13 in casa fin qui la Casertana. Gugliebre cerca spazio sulla corsia laterale, lo ha fermato Aziusmanovic che poi è andato a terra, un problema fisico per lui. È cambiato Beppe anche l'uscita a palla da parte della linea difensiva, coinvolge quasi sempre il numero 14, il centrale Giosa, che guarda sempre il mediano normalmente può più giorno, è lui che comanda, no, il movimento, se viene incontro verso il difensore vuole che l'uscita sia fatta proprio dalle retrovie in modo tale da coinvolgere direttamente le mezze ali. Poi vediamo lo sviluppo esterno che coinvolge sempre il numero 11 Zampataro, poi la palla torna sempre centrale anche perché è lì che crea grande densità al Monopoli soprattutto negli ultimi 10 minuti. Segnalo colpo di testa all'indietro di Konaté che va a sventare la minaccia portata da Domenico Santoro, interviene Avella. È stato bravo qua il difensore della Casertana correndo indietreggiando con l'attaccante che ti fa il movimento alle spalle, era l'unico intervento, però è stato molto bravo, molto attento. Aziusmanovic ha continuato a giocare anche se non è in perfette condizioni, Guidi ha chiesto lumi al suo giocatore che praticamente sta provando le sue condizioni per sapere se potrà proseguire. Il lancio di Sales per Santoro che aveva provato a scattare in anticipo, palla che però è stata intercettata da Konaté, ancora una volta bravo a coprire e a difendere sull'attaccante avversario. Molto bravo nella difesa della palla Konaté anche in una zona esterna, una zona più aperta, una zona non di sua competenza,
ma è entrato molto bene anche il numero 28 del Monopoli, Santoro, costringe comunque i difensori, grazie alla sua forza, grazie alla sua pressione, a dover sempre provare una giocata sporca, una giocata forzata. Abbiamo visto come i due centrali difensivi, sia Konaté e lo stesso Buschiazzo, non stanno coinvolgendo tanto il portiere Avella in fase di impostazione. Se hanno il tempo, la possibilità di girarsi, provano sempre ad allargare il gioco. A proposito di Avella, è stato poco fa richiamato perché ha perso del tempo e quindi la prossima volta sarà ammonito. Pallone che supera la linea difensiva del Monopoli, Cuppone ha tentato l'aggiramento, attento Mercadante, la ripartenza di Guibre, su di lui l'intervento in tackle da parte di Icardi che viene ammonito, cartellino giallo anche per il centrocampista della Casertana. Giusta la direzione da parte del direttore di gara, che secondo me sino a questo momento sta facendo anche lui un'ottima partita. Tutti i giocatori del Monopoli vediamo in linea, un paio di loro sono in fuorigioco, probabilmente proveranno magari un blocco soprattutto sui primi tre giocatori della Casertana. Infatti qui dice occhio ai blocchi. È soprattutto lì davanti, e lì la zona pericolosa dove sta agendo proprio adesso il numero 10, il capitano Castaldo. Vista la sua esperienza, lo vedi anche dalla postura, dal movimento, no? Non è mai fermo, è sempre attento e concentrato anche in fase difensiva. La punizione intercettata e toccata di testa da Konaté, poi Giosa ha provato dal dischetto del rigore la conclusione mentre stava cadendo all'indietro, ha guadagnato l'angolo. È rimasto lì il pallone, abbiamo visto come l'aggressione da parte dei giocatori di Scienza è stata immediata e come queste situazioni la squadra possa essere molto pericolosa. Ha decisamente alzato il livello sul piano dell'agonismo il Monopoli. Neanche sotto il punto di vista della qualità, abbiamo visto in uscita come i centrali siano molto più alti rispetto ai primi 45 minuti di gioco, molto più continua, molto più insistente la manovra. È un buon Monopoli adesso nella ripresa. Altro corner in favore dei pugliesi, alla ricerca del pareggio nel corso del 69esimo minuto di gioco. Preoccupato Guido, chiama tutta la squadra di Manzi, allontana. Dalla bandierina giorno, pallone che esce, Guibre prova il sinistro murato dai difensori rosso-blu. Rosso-blu che adesso sono tutti dietro la linea della palla, continuano a ripiegare, abbiamo visto la pressione sui difensori centrali non sia più forte come nel primo tempo, e questo consente proprio ai centrocampisti e ai mediani di uscire con più facilità anche in conduzione. Molto spesso entrambi i centrocampisti con la mezzala riescono comunque a creare dei triangoli allargandosi e dando soluzioni di gioco esterno, dove soprattutto a destra Zampataro e a sinistra Guebre riescono ad arrivare con facilità al fondo per crossare. Sales, l'appoggio dietro per Giosa. Si fa trovare in posizione Zampataro, quindi Piccini. Giorno. Apertura per Mercadante, che fa proseguire Guibre. Non c'è spazio per andare in profondità. Il cross intercettato. Castaldo, un fallo tattico nel cerchio di centrocampo di Sales. Importante soprattutto per i giocatori di Guidi, per poter rifiatare, risalire, ricompattare la squadra, riorganizzarla. Quanto mestiere da parte di Sales in questa occasione. Doppio cambio nel Monopoli, perché escono Piccini maglia numero 8 e Zampataro maglia numero 11. Come vedete, le proposte nuove da parte di Scienza sono Tazzer e Vassallo, questi i giocatori che stanno per entrare sul terreno di gioco, quindi queste sono le novità, e in particolare Massimo Tazzer è un cresciuto nel Genoa, in classe 99, è un esterno destro basso, un terzino destro, e poi dentro anche Vassallo, l'ex Siena classe 93 centrocampista.
ma questo ci dirà poi che cosa cambierà naturalmente tra mezz'anni. Ma la linea rimane sempre a 5 con l'ingresso di Tazer al posto proprio di Zambataro. Abbiamo visto che adesso il neontrato invece dovrebbe agire sulla corsia di destra anche lui come mezzala Vassallo, a ricoprire quella che è stata sino a questo momento la sua posizione naturale. Ha effettuato tutti i cambi praticamente a sua disposizione Scienza. Un obbligato nel primo tempo e poi 4 nella ripresa. Abbiamo visto due entrati come lavorano molto bene sulla corsia di destra, a catena, palla al quinto, abbiamo visto come Vassallo immediatamente ha allungato la verticale sulla stessa fascia, consentendo proprio la zona centrale e lasciandola libera proprio a Marilungo, che è bravo a venire a cercare la palla dentro per poi mandare immediatamente i compagni. L'anticipo di Buschiazzo su Domenico Santoro. Il traversone basso, palla che arriva sul dischetto del rigore. È stata allontanata da Izzillo in ripiegamento. Continua a spingere il Monopoli. E lo fa molto bene, abbiamo visto, nonostante siano cambiati gli interpreti, soprattutto nel secondo tempo, tutto passa dai piedi del numero 4, Giorno, che è molto bravo, insieme agli altri centrocampisti, sullo sviluppo medio-basso, che prevede sempre un continuo movimento, no, da parte delle mezze ali. In questo è molto bravo Vassallo. Inizia a piovere in maniera insistente, questa è la novità. Mercadante allarga per Guebre, che cerca spazio sulla corsia, non lo trova. Rilancio intercettato da Mercadante, palla che finisce in fallo laterale. Copiosa la pioggia che sta cadendo sul Pinto. Monopoli che cerca di velocizzare il gioco, una Casertana invece cerca di rallentarlo, no? Di spegnerlo, di guadagnare tempo, di cercare di recuperare. Il nuovo entrato Tazer, fermato Marilungo, tentativo di rilancio di Setola, poi Konaté sbroglia mettendo in fallo laterale. Il cucchiaio da parte di Giorno per cercare di innescare Paolucci, che si stava inserendo in area di rigore. Buschiazzo al limite, Marilungo, era terminato in fuori gioco Domenico Santoro. Non abbiamo la precisione giusta, le parole di Scienza per i suoi, chiede di più l'allenatore delle Monopoli, non potrebbe essere altrimenti. Mentre, come dicevi giustamente poco fa, la pioggia è molto più insistente, molto copiosa. E anche qua in questa uscita, con il centrale difensivo Gioia, che ha provato direttamente lui, no, l'attacco alla profondità, servendo la prima punta, aveva la mezzala comunque nella zona centrale di tre quarti, avrebbe consentito proprio al compagno di squadra di poter attaccare lui centralmente. Giosa di testa, arriva poi Salvatore Santoro per la Casertana. Castaldo va giù, prosegue Icardi che viene fermato da Giosa. Buon lavoro difensivo. Tre uomini a fermare l'iniziativa di Vassallo. Interviene Tremolada. Calcio di punizione in favore della Casertana. Deve giocare così, soprattutto su una zona esterna. Abbiamo visto che abbiano raddoppiato, triplicato addirittura il possessore di palla avversario, guadagnando poi un fallo, un calcio di punizione molto importante. Polemiche sul terreno di gioco, nervosismo che cresce, passano i minuti, la posta in palio, come l'avrebbero definita quelli bravi una volta, è importante stasera. Se ne sta andando il 31esimo della ripresa, Casertana 2, Monopoli 1.
pallone in area di rigore troppo profondo, direttamente nella zona di competenza di Menegatti. Gioco fermo, calcio di punizione per il Monopoli. Vi ricordo alle 23 l'appuntamento con calcio totale, con la conduzione di Fabrizio Tumbarello, che con i suoi ospiti parlerà, ci parlerà del posticipo di Serie A tra Fiorentina e Genoa e soprattutto dei sorteggi per le qualificazioni al Mondiale 2022. Guarda Beppe come è cambiato l'atteggiamento dei giocatori offensivi, gli esterni non escono più neanche sui centrali di parte, vanno loro in chiusura centrale proprio sulle mezze ali, consentendo proprio, come possiamo vedere da queste immagini, mediano molto aperto in una zona laterale, e guarda come sia molto alto Sales, questo consente sempre di avere linee di passaggio molto lunghe in modo tale che anche gli interventi in pressione da parte degli avversari siano sempre più difficili. Le cose sono cambiate anche perché gli appoggi sono cambiati, in quanto ci sono delle pozze, virgolette, nonostante l'ottimo il terreno di gioco, però si nota che in alcune parti del campo si pattini molto e quindi soprattutto i difensori in più di una circostanza sono scivolati. Gioco ancora fermo, altra punizione in favore della Casertana, che ora naturalmente se la prende comoda con Salvatore Santoro. Porta quattro uomini in area di rigore la Casertana. Castaldo va giù. Nessuna irregolarità secondo Tremolada, si lamenta il capitano rossoblù. Quattro uomini, quattro giocatori offensivi per la Casertana, ma si cerca sempre in modo sistematico su questa palla lunga alta il capitano numero 10. Tazer. Marilungo prova ad andare via a Konaté che lo cintura, poi va a terra. Contatto tra i due. Ma si tocca il viso, sì, si tocca il viso. Colpo fortuito, ma non posso rivederlo dal campo. Credo che sia un colpo fortuito e si sta già rialzando il giocatore, fortunatamente. Evidentemente sì. Stava cercando Marilungo di vincolarsi dalla morsa di Konaté. Involontario comunque, rivedendo le immagini. Ma che bello il movimento d'esterno, andare incontro, proteggere la palla con il corpo e poi superare il diretto avversario. Punizione in favore della Casertana, battuta da Konaté, troppo profonda sulla seconda palla, il tentativo di Pacilli che poi decide di tenere in campo il pallone anche se non ha compagni in appoggio, guadagna comunque la rimessa con le mani. Sempre molto propositivo Pacini, nella circostanza precedente poteva guadagnare comunque una rimessa importante per la propria squadra, ha deciso nonostante il raddoppio della marcatura di giocare quel pallone. Guidi non si fida e nonostante stia attaccando chiama le preventive, le marcature preventive, mentre Scienza si infuria ancora con i suoi perché non c'è la precisione giusta. Sì, giusto le preventive da parte della Casertana come richiesta dal proprio allenatore Guidi, soprattutto sulla palla lunga, abbiamo visto i due centrali scappano, Santoro deve rimanere lì come vertice davanti a loro due in modo tale da dargli sempre una copertura. Intanto abbiamo rivisto il gol di Job Zambataro del Monopoli, gara che è stata riaperta da quel bel destro al volo di prima intenzione poco prima del riposo. Il lancio di Giosa intercettato da Setola, perde palla Cuppone. Giorno va via Izzillo ma non riesce a saltare Salvatore Santoro. Mettiamoci a posto, le parole di Guidi per i suoi, vuole una squadra che deve soffrire il meno possibile in questi ultimi minuti e chiama altre sostituzioni. Giosa, avanza lui, l'apertura per Tazer, messo in difficoltà dal compagno, mancato l'agghiaccio volante
si arrabbia in panchina ancora una volta Giuseppe Scienza. Sì, perché lui predilige comunque l'uscita da una parte del campo all'altra con un passaggio intermedio che coinvolga uno dei centrocampisti, soprattutto nei mezzi ali, anche perché si propongono sempre in quella zona di campo lì, vogliono il pallone tra i piedi, si fanno vedere. Rilancio di Setola. Castaldo tenuto a distanza da Sales, in difficoltà sull'attacco di Cuppone, che poi va a terra, si infuria questa volta Guidi. Eh sì, perché chiede al quarto uomo perché non vedono certe situazioni di gioco. Giorno fermato da Icardi, che viene trattenuto per la maglia, lascia giocare il direttore di gara perché c'era il vantaggio per la Casertana con Cuppone che guadagna l'angolo. Bravo soprattutto Icardi, no? nel recuperare quel pallone lì importante e poi far ripartire comunque sempre sulla corsia di sinistra Cuppone. Problema con lo scarpino per Cuppone. Il commento da parte di Scienza è: ogni palla ferma perdiamo un minuto e mezzo. E il cartellino giallo arriva per Salvatore Santoro. Che aspettava il compagno, no? Che aspettava Cuppone che si rimettesse la scarpa. Intanto in area di rigore ci sono contatti che vanno al di là del consentito. Maglia di Buschiazzo che si è alzata fino a livello dei pettorali dopo il contatto ravvicinato con Sales, che rivediamo. Sono abbracci continui tra i due. Marcature a uomo e il pallone che viene messo fuori area da Guglielmo. Castaldo. Pallone che in qualche modo arriva in area di rigore, la conclusione provata da Icardi, ribattuta. Rimane in zona d'attacco la Casertana. Paolucci. In chiusura viene attaccato irregolarmente da Icardi, che era già stato ammonito, prende il secondo giallo e rimane in 10 uomini all'84esimo la Casertana. L'espulsione di Icardi. Deve uscire, continua a dire Scienza all'indirizzo di Icardi, che adesso lascia il terreno, ma qualche parola di troppo nei confronti della direzione di gara. Mentre c'è la sostituzione da parte della Casertana, entra Mattia Matese, classe 2001, quindi un giovanissimo da rinforzare il centrocampo. Questa è la scelta di Federico Guidi per gli ultimi minuti di gioco, mentre sta uscendo Pacilli. E qui stiamo rivedendo l'entrata a gamba tesa, effettivamente con il piede a martello, di Icardi. Il nostro regista Roberto Gambuti ce l'ha riproposta dalla posizione migliore, dalla prospettiva migliore, ed effettivamente si è reso conto subito Icardi di aver commesso un fallo che lo avrebbe mandato fuori per doppia ammonizione. Tazer si porta il pallone oltre la linea di fondo, ci sarà semplice rimessa per la Casertana, che gioca quindi gli ultimi 5 minuti più recupero in inferiorità numerica. Sassà, Nicolas,
si difende 4-4, le parole di mister Guidi per i suoi, quindi davanti ci sarà solo Castaldo. Sì, sì, perché abbiamo visto il Leontardo Matese a destra, rimane mentre invece a sinistra proprio il numero 25 Cuppone. Punizione battuta da Giosa. Palla che attraversa tutta l'area di rigore, riesce a tenerla in campo Tazzerra, sul quale interviene irregolarmente Cuppone. E sarabbia molto, Guidi, perché doveva difendere il quinto, queste le sue parole, ma insomma non doveva certo andare a commettere fallo e dare la possibilità di un calcio piazzato adesso da quella posizione con la superiorità numerica degli avversari. Eh sì, perché il quinto adesso nel 4-4-1 richiesto proprio da parte di Guidi è il quinto l'uomo che può diventare più pericoloso, perché non sa se deve uscire il terzino o si deve ripiegare magari l'esterno alto. Sul pallone Francesco Giorno, marca a zona la casertana, l'uscita di testa da parte di Konate che poi va a terra ma si rialza, spinge il Monopoli, la conclusione di Guglielmo. Nuovamente il quinto, ma stavolta dalla parte opposta. Abbiamo visto come prima sulla destra sia stato molto bravo Tazzer e pericoloso, la stessa cosa ha fatto a sinistra adesso Guglielmo, bravo a non cercare di giocare sempre solo in ampiezza ma venendo dentro, pur calciando con il piede che non è il suo, una conclusione molto pericolosa. Tanto con te si rialza ma zoppica. Casertana che cerca di ritrovare un po' di serenità dovendo giocare questa parte finale della gara in inferiorità numerica. Diventa importantissimo mantenere i nervi saldi e la lucidità. Tazzer, Marilungo, Giorno, l'apertura per Guebere. Palla in area di rigore, anticipato Domenico Santoro, in fallo laterale. Adesso la richiesta proprio da parte di Guidi, Guidi il proprio capitano. Sì, che chiede di abbassarsi su Giorno e al suo capitano, ma è anche da Cuppone di continuare a seguire il quinto. Sì, a non mollare. Avella è stato bravo qui a smanacciare, allontanando il pericolo portato dal Monopoli che ci prova ancora di controbalzo con Marilungo che non inquadra lo specchio. Saranno 5 i minuti di recupero alla fine. Bravo a spostarsi, a spostare, a cambiare il proprio raggio d'azione, la punta Santoro, abbiamo visto come abbia cercato poi l'altro attaccante dentro la rigore, sempre molto bravo, attento, svelto a eludere l'intervento da parte del difensore. Buona questa girata da parte di Marilungo. La rimessa in favore della casertana quando sta per scoccare il novantesimo. Cinque minuti di recupero confermati dal tabellone luminoso. Additional time che ci era stato anticipato da bordo campo dal nostro Lucio Micheli. La conclusione da lontano, una deviazione. Il miracolo da parte di Avella. Le proteste dei giocatori, un rosso del Monopoli, il cartellino rosso per Buschiazzo. Situazione confusa in questo finale della sfida tra Casertana e Monopoli. Cartellino rosso. Un po' di confusione.
situazione adesso nell'area rosso-blu è stato un tiro da lontano di giorno deviato su cui è stato super angolo in favore, anzi la deviazione è stata proprio di Konaté che aveva messo in difficoltà del Monopoli. La deviazione di Konaté aveva messo in seria difficoltà Avella, che è riuscito. Continuano le proteste intanto da parte dei giocatori della Casertana a sventare la minaccia. Il cartellino rosso per Konaté. Non abbiamo capito per quale motivo, però, anche Konaté. Perché un giocatore, sta dicendo adesso Konaté, un giocatore si è buttato a terra, lui era vicino, secondo l'arbitro è stato lui a gettarlo a terra e quindi continua a dire che lui invece non ha commesso il fallo. Due uomini in meno dunque per la Casertana in questo finale di gara. Espulso Konaté al 92esimo. L'assalto del Monopoli. Chiama anche Castaldo all'indietro, il suo allenatore Guidi. Vuole sì. Tutta la Casertana in copertura. Si diventa un 4-4 adesso, abbiamo visto Castaldo. Il colpo di testa proprio sulla linea di porta. Non arriva il capitano del Monopoli Mercadante. Questo era un assist sul palo lontano alla calcio a 5 che non viene perfezionato dai giocatori del Monopoli. Che occasione questa. C'è un altro cambio nella Casertana. I due centrali coinvolti, eh? Hai visto comunque come stia provando il tutto per tutto la squadra di Beppe Scienza. Sì, arriva la notizia perché esce Matese, che era entrato poco fa, dentro quindi Ciriello, classe 2002. Centrale difensivo. Sì, un altro difensore dentro per rafforzare ulteriormente. Sì, perché comunque avevi una linea di centrocampo con tre giocatori offensivi, quindi è normale, visto che adesso il Monopoli poi avrà qualche palla lunga, avendo avanzato proprio anche centrale difensivo Giosa davanti nella linea d'attacco, avere un difensore in più. Siamo nell'ultimo giro di lancette del recupero concesso dal signor Tremola dall'uscita di Avella. Casertana in 9 uomini e ad un passo dalla prima vittoria interna. A Castaldo adesso che fa proprio cenno all'altro attaccante Cupone di rimanere lì, vediamo come sia da solo o molto isolato davanti. Castaldo va giù e guadagna un calcio di punizione preziosissimo, determinante. Abbiamo visto come negli ultimi 20 minuti con la squadra in difficoltà abbia guadagnato, conquistato direttamente 5 falli, 5 punizioni. Palla che finisce in fallo laterale dopo la punizione di Salvatore Santoro. Con le mani Sales, indietro verso il proprio portiere. Guidi continua a toccare l'orologio e dire è finita anche al quarto uomo, ma si gioca il Monopoli, ha un'altra opportunità. Concesso un altro minuto di recupero il signor Tremolada, per questo la gara continua con l'ultimo possibile assalto del Monopoli. Il pallone nell'area piccola,
dove comanda Avella, che la blocca, la fa sua, la mette giù, fa scorrere i secondi. Altri 30 secondi di gioco segnalati dal quarto uomo a Guidi, che continuava a urlare è finita. Giocherà da adesso 25 secondi. Finisce qui, prima vittoria in casa in campionato per la Casertana, che batte il Monopoli 2-1. È inevitabile, giustificata la gran festa dei giocatori con la panchina rosso-blu, con il tecnico Guidi che si va anche a complimentare con gli avversari. È stata una battaglia vera quella alla quale abbiamo assistito. Casertana decisamente meglio nei primi 40 minuti, poi è venuto fuori il Monopoli che ci ha provato in tutti i modi. Bordocampo, Lucio Micheli, con il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza. Sì, che non può essere soddisfatto in pieno, perché naturalmente si è persa una partita che però nel secondo tempo il Monopoli ha cercato di fare fino all'ultimo istante. Sì, deciso da episodi un po' sfortunati. Secondo gol c'è un errore clamoroso dell'assistente di linea, perché ero proprio direzionato bene, la palla era uscita nettamente, però è un periodo che ci dicono male questi episodi. Scontempo, abbiamo attaccato ma le forze non erano ottimali e soprattutto ci sono state un sacco di interruzioni, la palla era stata in gioco pochissimo e non c'è stata molta tutela secondo me per tenere un po' più la palla in campo, quindi va bene così. Le sensazioni comunque sono positive sia per la Casertana che per il Monopoli, risalirete? Ma no, una brutta sconfitta che secondo me è anche meritata, però alla fine il verdetto è questo, lo accettiamo, c'è da lavorare, lo sapevamo, è una situazione, siamo in emergenza e dobbiamo riprenderci con umiltà, con sacrificio, l'unico modo è lavorare sempre di più, sempre più seriamente e girare un po' gli episodi a nostro favore, perché chiaramente ultimamente non ci dicono proprio bene per niente. Ringrazio Scienza, a linea a voi. Monopoli che nel prossimo turno sarà atteso da un derby molto impegnativo in casa, quello con il Foggia Casertana, che intanto risale effettivamente in classifica perché sale a quota 12 punti, raggiunge la Paganese al 16° posto ed arriva proprio ad una lunghezza dal Monopoli. Sicuramente molto soddisfatto Guidi, il tecnico della Casertana, che è già al microfono di Lucio Micheli. Prego, intanto Lucio. Facciamo subito i complimenti a Guidi per questa vittoria, una vittoria di carattere, definiamola così. Possiamo anche dire che entrambe le squadre abbiano giocato bene stasera, d'accordo? Sì, è stata una partita diversa. Nel primo tempo penso abbiamo espresso noi qualcosa in più, eravamo meritatamente il doppio vantaggio, abbiamo avuto la palla per fare il 3-0, poi l'episodio all'ultimo secondo che ha riaperto la partita, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una partita più difensiva, ma non per scelta, anche perché per bravura del Monopoli, che ha cominciato a farci girare, noi arrivavamo sempre tardi con i tempi della pressione e ci ha costretto a difendere la nostra metà campo. Poi da ultimo è venuto fuori un grande carattere e di questo insomma c'è da fare i complimenti ai ragazzi, perché anche in 9 e prima in 10 non era assolutamente facile. Con questa vittoria, il primo successo in casa, possiamo dire che inizia un nuovo campionato per voi? Ma sì, la volevamo fortemente, perché stavamo un po' accusando il risultato che non arrivava in casa nostra, ci pesava e quindi, ma e si è un po' anche visto anche all'inizio della partita, cioè, i ragazzi la volevano fortemente, era una cosa che ci mancava tantissimo. Chiaramente è un risultato che ci dà più consapevolezza e ci aiuta a continuare il nostro percorso di crescita, perché abbiamo, essendo una squadra molto giovane, tanti margini di miglioramento. Ringrazio Guidi, linea a voi. Grazie a voi. E dunque è stato sfatato un tabù per la Casertana, Paolo, che non vinceva in casa da 282 giorni. Tanti, troppi probabilmente, ma stasera si è visto anche il carattere, la determinazione, la voglia di soffrire. Prima un uomo in meno, poi gli ultimi minuti addirittura in 9. È vero, una squadra che ha giocato bene, soprattutto il primo tempo, ha messo spesso in difficoltà il Monopoli che è poi uscito molto bene alla distanza nella ripresa, Monopoli meno preciso magari
in fase di impostazione, in fase di rifinitura, però veramente una bella gara. I gol tutti nel primo tempo, al decimo Cuppone, poi al 37esimo il raddoppio di Zillo per la Casertana, quindi al 46esimo ha accorciato le distanze Zambataro per il Monopoli, ma una gara che è rimasta viva anche nel secondo tempo con il Monopoli che è venuto fuori alla distanza e ha sfiorato in più occasioni il gol del pareggio. Siamo in conclusione, io ringrazio Lucio Micheli per il lavoro da bordo campo, grazie a Paolo Tramezzani per il commento tecnico, un grazie sentito al nostro regista Roberto Gambuti e a tutta la squadra tecnica che ci ha supportato, un ringraziamento speciale anche ai due uffici stampa, Giuseppe Frondella della Casertana e Marco Amatulli del Monopoli. Il ringraziamento più grande come sempre però va a tutti voi che ci avete prestato attenzione, ai quali auguro buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Rimanete lì perché tra pochissimo, vi ricordo, ci sarà Calcio Totale con la conduzione di Fabrizio Tumbarello, Fiorentina-Genoa, il posticipo di cui parlare e soprattutto i sorteggi per le qualificazioni al Mondiale 2020. Grazie, buona serata.